Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Zoom, Fari sulla Capitanata, tematiche all'ordine del giorno, quelle della magistratura onoraria, perché c'è stata l'audizione al Parlamento europeo, una recente audizione al Parlamento europeo, e poi la questione del balneare, perché ormai entra nel vivo la stagione balneare con l'apertura proprio nel fine settimana scorso degli stabilimenti balneari. Ne parliamo con l'avvocato Enzo De Michele, che ritroviamo nei nostri studi. I suoi cavalli di battaglia, soprattutto quello relativo alla magistratura onoraria. Cos'è accaduto nell'audizione al Parlamento europeo e l'Italia come si inquadra proprio su questa questione nell'ambito europeo? Al Parlamento europeo c'era l'audizione in seno alla Commissione Petizioni. I magistrati onorari hanno proposto numerose petizioni alla Commissione Peti, appunto, del Parlamento europeo per chiedere il riconoscimento da parte delle istituzioni europee dei loro diritti. La Commissione europea è intervenuta nel frattempo più volte, già nel 2016 con una procedura di preinfrazione, poi con la prima lettera di messa in mora del 15 luglio del 2021, con la seconda lettera di messa in mora complementare per il 15 luglio del 2022, e il problema purtroppo non si risolve. Abbiamo nel frattempo avuto due sentenze della Corte di Giustizia che si sono occupate specificamente della questione dello stato giuridico e delle condizioni di lavoro della magistratura onoraria. Per cui la Commissione Peti, con la nuova presidente Montserrat, una spagnola, un avvocato, ha ritenuto di riportare all'attenzione questa questione proprio a fronte della mancata soluzione della problematica, a fronte anche di un comportamento, diciamo, prudente della Commissione europea che non è ancora divenuta ad emettere il parere motivato, pur di fronte a una evidente e flagrante violazione del diritto dell'Unione da parte dello Stato italiano. La prudenza della Commissione europea è, devo dire, necessaria, perché se arrivasse il parere motivato sarebbe la certificazione della violazione dello Stato di diritto da parte dell'Italia, così come è avvenuta per altri contesti statuali come per l'Ungheria e per la Polonia, e ci potrebbe essere, anzi ci sarà conseguentemente, il blocco del PNRR. Tuttavia, nel momento in cui nella inchiesta report abbiamo avuto modo di apprezzare, o meglio di non apprezzare, il rappresentante dell'ANM che ritiene che i magistrati onorari non debbano essere pagati allo stesso modo dei magistrati professionali perché svolgono un altro lavoro, è evidente che le sollecitazioni al Parlamento europeo sono arrivate, si sono rinnovate da parte dei magistrati onorari e che sono stati ascoltati, in particolare nella persona della dottoressa Maria Flora Di Giovanni, la presidente dell'UNAGIPA, la principale associazione della magistratura onoraria, il sindacato accreditato alla magistratura onoraria, e anche a nome della Consulta, che raggruppa una serie di altre importanti associazioni della categoria. E la voce della dottoressa Di Giovanni è stata potente per quello che sono state le impressioni di tutti, e in particolare del rappresentante della Commissione europea, il capo unità che si occupa direttamente di questo dossier, il dottor Podkorny, il quale ha preso atto che l'Italia non si muove. Devo dire che l'attenzione dell'Europarlamento, degli europarlamentari presenti, è stata elevatissima. Ne hanno preso atto anche europarlamentari che appartengono all'attuale maggioranza di governo e che hanno dato la loro disponibilità per insistere nella soluzione del problema. Ma il problema perché non si risolve? E a questo punto dobbiamo pensare che non sia un fatto di cattiva volontà dei governi. Per la verità, il governo Renzi con la riforma Orlando,
il governo Gentiloni, il governo Draghi, il governo Conte 1 e il governo Conte 2 non hanno dato prova di grossa sensibilità. Si aspettano tutti la soluzione dal governo Meloni, che ha sempre caldeggiato la stabilizzazione della magistratura onoraria, le stesse condizioni di lavoro dei magistrati togati. Le resistenze vengono dall'interno della tecnostruttura ministeriale e quindi diciamo, ci dovrà essere un atto di forte coraggio da parte del governo e del Parlamento per cercare di ridimensionare questa chiusura a riccio di un sistema di burocrazia ministeriale che è anche burocrazia di magistratura togata, magistratura professionale, che impedisce la soluzione del problema con una serie di ritardi, con una serie di rimpalli tra ufficio e ufficio, e alla fine penso che purtroppo ci vorrà il parere motivato della Commissione europea per mettere nell'angolo chi appunto ostacola la soluzione. E, però in quel caso chi ha causato il problema, chi non ha fatto in modo che la soluzione venisse in tempi ragionevoli, dovrà assumersi anche le responsabilità politiche e probabilmente giuridiche. Ecco, avvocato, per spiegare al cittadino, cioè se ci fosse la stabilizzazione della magistratura onoraria, il cittadino che poi usufruisce poi della magistratura, no? E quindi facciamo capire a loro qual è in realtà il problema, che vantaggio ne trarrebbero i cittadini? Parliamo sempre, no? Di carichi di lavoro, di lentezza della macchina della giustizia, che vantaggi ne trarrebbero? I vantaggi sono tantissimi. Innanzitutto un vantaggio di dignità, di responsabilità, di autorevolezza di chi svolge la funzione dello ius dicere, del dare giustizia. Se il cittadino si trova di fronte a un magistrato in toga, quando si tratta soprattutto di processi penali, senza toga quando la questione è di carattere civile, non è che si chiede se quel magistrato è professionale o un magistrato onorario, è un magistrato e basta, cioè fa parte dell'ordine giudiziario e quindi ritiene che abbia quella professionalità e quella competenza per risolvere la propria questione, sia in campo penale che in campo civile. Se poi il problema è il concorso pubblico per titoli ed esami, questo concorso pubblico per titoli ed esami è giusto che costituisca il discrimen rispetto alla progressione di carriera, ma nel momento in cui avvocati, notai, docenti, laureati in giurisprudenza con il titolo d'avvocato per tanti anni svolgono la funzione giurisdizionale di giudice di pace, di giudice onorario di tribunale, quindi sostituti proprio diretti del magistrato professionale, di vice procuratore onorario, cioè sostituti diretti dei sostituti procuratori della Repubblica. Che senso ha non riconoscergli quelle condizioni economiche tipiche e quelle garanzie che sono tipiche della magistratura professionale, anche in termini di anzianità lavorativa. Non dico che devono arrivare a fare i giudici di Cassazione o i giudici di Corte d'Appello, anche se ci sono magistrati onorari che lo fanno in maniera eccellente, che sono i giudici ausiliari di Corte d'Appello, sono nei collegi per scrivere le sentenze, però la Corte Costituzionale dice ma non possono stare nei collegi, perché i magistrati onorari possono svolgere, in base all'articolo 106 della Costituzione, soltanto il ruolo di giudici singoli. Però poi, dice la stessa Corte Costituzionale, dichiaro illegittima la norma che diciamo, ne consente l'allocazione nei collegi di Corte d'Appello,
per violazione dell'articolo 106 della Costituzione, però ne riparliamo al 31 ottobre del 2025, perché adesso i giudici ausiliari di Corte d'Appello ci servono. Beh, questo ragionamento complessivo, soprattutto che proviene dal giudice delle leggi, dalla Consulta, insomma, è proprio rappresentativo di questa, come dire, cattiveria. Io nel vocabolario della Treccani, i contrari, i sinonimi, c'è un termine che noi usiamo molto frequentemente e che appunto adesso può essere utilizzato anche normalmente nel linguaggio anche tecnico, visto che sta nella Treccani, che è puttanata. La puttanata è, secondo la Treccani, una carognata, qualcosa di cattivo. Ecco, io credo che Consiglio di Stato, Cassazione, la stessa Corte Costituzionale e anche l'ANM devono smetterla di dire puttanate e scrivere puttanate su queste cose. Sono carognate che non fanno bene al nostro sistema, al senso comune, alla dignità dell'ordinamento giudiziario. Screditano chi scrive quelle cose, che questi non sono dei volontari, non possono avere dei diritti, eccetera, eccetera. E fanno pensare che evidentemente ci sono troppi privilegi da tutelare. Questo significa che la giustizia continuerà a non funzionare e spero che il governo abbia il coraggio di cambiare questo, il governo e il Parlamento italiano abbiano il coraggio di cambiare questo sistema in maniera tale che il magistrato onorario diventi incardinato permanentemente nella giustizia e possa, se in via esclusiva, svolgere nel campo penale le sue 4-5 udienze alla settimana e quindi garantire quella produttività enorme che fino adesso ha assicurato come categoria di magistratura onoraria. Tenete presente che la problematica è piuttosto grave. Noi abbiamo mandato in Europa, ai fini del PNRR, degli indici di produttività della magistratura professionale che sono aggregati a quelli della magistratura onoraria, ma di magistratura onoraria non si parla, per cui se ci sono 1 milione di sentenze di giudici di pace all'anno, questo 1 milione di sentenze è come se l'avessero fatto i magistrati professionali. E così inganniamo l'Europa, e se l'Europa poi entra nel merito di questi meccanismi, i soldi del PNR ce li scordiamo. Quindi, diciamo, una chiamata alla serietà un po' di tutti, visto che si tratta di magistratura professionale, per quanto riguarda almeno la componente associativa e la tecnostruttura ministeriale, che ne è pienissima, forse un ritorno a un comportamento più serio, più professionale è necessario. Ecco, in ultimo, avvocato, parlavamo appunto della questione balneari, ne abbiamo parlato nel corso delle scorse settimane, ora c'è l'apertura degli stabilimenti balneari, il meteo non accompagna neanche in questo periodo, una situazione davvero complessa per i gestori balneari. E io ho assistito proprio alla continuazione del delirio mediatico contro i balneari all'inizio di una stagione difficile come questa, dopo aver visto trasmissioni come quella delle Iene, attacchi continui a questa categoria di presunti privilegiati. L'altro ieri c'è stata la trasmissione su Rai 3, quindi autorevole, Cammina Italia, in cui si continua a dire che con la Bolkestein bisognerà fare le gare, e quindi si continua a seminare incertezza, paura nei titolari delle concessioni. Io
Su questo mi sono sforzato di fare un po' il punto della situazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 20 aprile del 2023, la sentenza AGCM, su questione pregiudiziale sollevata dal TAR Lecce, e poiché questa è una vicenda che viene molto gestita sui social e poco discussa tra gli addetti ai lavori, tra i giuristi europei in particolare, e allora ho detto scriviamo, facciamo un articolo di dottrina, dopodiché chi la pensa diversamente da me ha la possibilità di confrontarsi con un testo scritto e arriva alla conclusione che magari le cose che io affermo sono diverse da quello che è il dato normativo, da quello che è il dato della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Siccome fino adesso non c'è stato altro intervento dottrinale se non quello del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, che in un suo recente scritto ha preso atto che la Corte di Giustizia la pensa diversamente da quello che ha affermato l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, allora propongo la mia soluzione sperando che dia certezze, chiarezza agli operatori e che soprattutto plachi questo delirio mediatico di assalto alla diligenza come se i concessionari balneari fossero la categoria da eliminare perché iperprivilegiati e perché costituiscono un ostacolo alla erogazione della terza rata del PNRR a fronte di una Commissione europea che voleva arrivare al parere motivato prima di quello della magistratura onoraria. Il parere motivato della Commissione europea non è arrivato, doveva arrivare il 19 aprile e la notizia era certa perché mi era stata confermata da una fonte attendibilissima, sono bastate un po' di riflessioni sui giornali da parte del sottoscritto, un po' di minacce di andare alla procura di Bruxelles nell'ambito del quadro del Quatergate, e allora il parere motivato è sparito. È comparso il 19 aprile il parere motivato che io non mi aspettavo, che è quello sul precariato pubblico. Il 1° giugno ci sono state altre procedure di infrazione che sono state pubblicizzate dalla Commissione europea, non c'è quella sui balneari, non ci sarà più. Non ci sarà più per due motivi. Uno, perché il legislatore ha sistemato già la situazione, se ne vergogna un po', però l'ha sistemata. E come l'ha sistemata? L'ha sistemata in sede di emendamenti al decreto legge mille proroghe, la legge di conversione numero 14 del 2023, in cui sostanzialmente ha prorogato in via ordinaria la durata delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2025, ribadisco 31 dicembre 2025, e in più sospendendo le gare da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, che sono i comuni e le regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia, perché lì l'autonomia consente la sostituzione al comune della regione come titolarità per fare le gare, e le gare non si potranno più fare a tempo indeterminato, perché con uno stratagemma condivisibile dal mio punto di vista, il legislatore della legge di conversione mille proroghe ha inserito quegli emendamenti che non solo bloccano le gare fino all'emanazione dei decreti legislativi di riordino della materia, ma poiché la legge di conversione è stata pubblicata il giorno stesso in cui scadeva la delega per l'emanazione di questi decreti legislativi di riordino della materia voluti da Draghi con la legge di concorrenza, le concessioni attualmente sono a tempo indeterminato. Ci vorrà una nuova legge e questa nuova legge dovrà spiegare perché si ricorre a una modifica dell'attuale assetto per
stabilire una durata finale alla concessione demaniale in corso. La legge non potrà essere emanata, nel senso di fissare la durata limitata, perché la Corte di Giustizia ha messo i due paletti che non consentono l'applicazione all'attuale regime delle concessioni demaniali marittime della direttiva Bolkestein. Il primo paletto è un paletto strutturale, è legato all'articolo 12 della Bolkestein, la direttiva numero 123 del 2006, che intanto scatta, intanto fa scattare l'obbligo delle gare e la durata limitata dell'autorizzazione legata alle concessioni, in quanto vi sia scarsità della risorsa naturale. Dice la Corte di Giustizia, la scarsità della risorsa naturale non la deve stabilire il Consiglio di Stato, ma la deve stabilire lo Stato a livello generale, abbinando eventualmente il dato nazionale al dato fattuale locale. Fino a quando tutto questo non avviene, certo, Non si può sapere se la risorsa è scarsa oppure no. Noi diciamo, sappiamo che l'Italia è una penisola che ha un patrimonio costiero immenso e quindi dubitiamo sulla nozione di scarsità della risorsa naturale legata alle concessioni demaniali marittime. Il secondo profilo che esclude l'applicazione della Bolkestein alle concessioni demaniali marittime, l'ho scritto e pubblicato su European Rights, che è una rivista telematica importante di diritto europeo, è pubblicato dal 15 maggio, quindi chi vuole può andare a leggersi le mie ulteriori considerazioni, si tratta di 89 pagine, è un po' difficile smontare un saggio di questo, bisogna prendere posizione avendo delle competenze, avendo delle conoscenze e avendo anche la capacità di confrontarsi criticamente con quello che ha affermato il sottoscritto. Immagino che qualcuno ci possa essere, fino adesso non c'è stato nessuno. Il secondo profilo è che la Corte di Giustizia dice la Bolkestein è entrata in vigore il 28 dicembre del 2009, è scaduto il termine per il recepimento, è da quel momento in poi che scatta l'obbligo di adeguarsi alla direttiva, ma se la concessione è stata assegnata prima, la Bolkestein non si applica, quindi il 99 passa per 100 delle concessioni demaniali marittime sono tutte nate prima del 28 dicembre del 2009. Quindi che cosa stiamo parlando? Poi ci sono una serie di altre considerazioni che lascio agli esperti, cioè a me e a quelli che si vorranno cimentare, per cui secondo me la Bolkestein non era mai stata applicabile alla fattispecie. Se no poi dovremmo parlare di Bolkestein per le concessioni delle fonti idriche e non se ne parla. Lì sono veramente scarse le risorse. Poi dovremmo parlare di altre situazioni su cui non interviene. Morale della favola, lasciate stare i balneari. L'accanimento nei loro confronti è evidentemente la conseguenza degli interessi economici che stanno dietro queste situazioni. Poiché abbiamo fenomeni di corruzione molto evidenti nell'ambito del Parlamento europeo e probabilmente anche nell'ambito della Commissione europea, io credo che diciamo, una più serena attenzione agli interessi nazionali da parte dei nostri parlamentari, la costruzione di un nuovo sistema di garanzie per questa categoria, costituisca diciamo, la migliore soluzione anche per affermare la nostra superiorità giuridica e in questo settore economica in Europa, senza che l'Europa ci possa o ci debba insegnare nulla e costruendo in Europa, allargando all'Europa, come peraltro è stato fatto in Spagna e in Portogallo con i 75 anni della durata delle concessioni demaniali marittime, allargando all'Europa il nostro modello di sviluppo economico,
dei concessionari balneari, che è un modello che il mondo ci invidia. Bene, grazie, grazie all'avvocato Enzo De Michele, grazie. Lo ritroveremo nei nostri studi, grazie a voi per l'ascolto, alla prossima puntata di Zoom, arrivederci, buona giornata.